Sì, ma ci vuole un medium, ti pare possibile che con tutto quello che sta succedendo, con la rivoluzione che è in corso, nessuno dica nulla? Sì. Allora, sentite, non direi di perdere altro tempo. Allora, il tema di quest'anno praticamente è un passato che potremmo scrivere. È un discorso molto generale, ma diciamo, lo scopo è più che altro riconfermare, perché è un discorso che indirettamente ce lo siamo fatto in più di un'occasione, il fatto che quindi le continue ulteriori scoperte ci stanno veramente dicendo che, ahimè, il quadro scientifico e storico tradizionale che ci siamo visti presentare finora non va più bene. Non è che debba essere tutto buttato in un cestino della carta straccia, sia chiaro, ma probabilmente va ampliato. E questo fa pandanze, così si può dire anche da quello che è avvenuto nella storia della scienza, no? Non è che Newton era un imbecille e poi è arrivato Einstein che ha capito tutto. Newton ha detto cose egregie fino a un certo punto. Queste cose sono state ampliate e sviluppate al meglio da Einstein. E probabilmente ci sarà anche qualcuno che supererà Einstein producendo delle cose. Normalmente l'effetto nella storia della scienza, ahimè, è che la scienza vigente tende a non accettare mai le novità. Perché? Perché ormai si è in qualche maniera costituita in una sorta di establishment che ha le sue regole e le sue, tra virgolette, certezze. Chiunque arrivi e dica guardate che non è così, è cos'ha, viene mal visto. Considerate che Einstein era considerato un pazzo furioso dagli scienziati che inizialmente si vedevano presentare. Niente di strano. È un processo che purtroppo è sempre così e sarà sempre così. Ci vuole santa pazienza e poi c'è da dire, per chiudere il discorso di presentazione che vi sto facendo, che non c'è da meravigliarsi perché anche un grande fisico, Max Planck, diceva che una nuova verità scientifica non si impone tanto perché chi la propugna riesce a imporla, ma semplicemente perché nel tempo i suoi detrattori gradatamente decedono e nel contempo cresce una nuova generazione in grado di accettarla. Perché i vari baroni, i vari personaggi, i vari ambienti che alla luce di certe certezze, fra virgolette, hanno fatto la loro fortuna, non è che se arriva un guastafeste e dicono sì, sì, come no, bello, ci vuole coraggio anche. Quindi è chiaro che la posizione è no, non può essere. E poi magari il tempo fa giustizia. Bene, questo è un po' l'introduzione. Allora, stamattina abbiamo una serie di interventi variati su vari temi e il primo dei quali è quello di Alfredo Benni. Allora, Alfredo Benni non è la prima volta che parla ai nostri congressi, quindi insomma, diciamo, molti di voi lo conoscono. Lui è un informatico allo stato puro, no? È sicuramente, da questo punto di vista, uno che ha una professionalità enorme e, diciamo, ha un'ottima preparazione in vari campi. In particolare, lui ha sempre cercato di approcciare le cose mettendo insieme quello che la scienza e la tecnologia ci porta un po' non solo a rivedere per quanto riguarda lo ieri, ma anche a porci per il futuro. Quindi il primo relatore è lui, Alfredo Benni. Roberto, presentazione più azzeccata non potevi fare, perché io oggi vi parlerò di anche tecnologia, in particolare parlerò di fisica teorica, applicata però a conoscenze ancestrali, quindi una cosa abbastanza particolare, abbastanza singolare. Non vi spaventate, non voglio
uccidervi con la fisica teorica alle 9 di mattina, quindi cercherò il meno possibile di essere complicato. Allora, poi a fine relazione ci sarà da fare un discorso, perché specialmente fra noi ufologi, che magari qui ce n'è qualcuno in sala, che bazzicano in questo settore, perché noi ci accapigliamo violentemente sul puntino, no? Sull'UFO, sull'UFETTO, sul caso, eccetera, ma poi ci perdiamo il trave che è nel nostro occhio e ce lo perdiamo per ignoranza scientifica, non certo perché ci manca la voglia, ma perché non conosciamo determinate cose. Allora, questa è la raffigurazione di un bimana, almeno come ci è stato tramandato, con le eliche, una struttura abbastanza strana. E le eliche, sì, vabbè, ci sono, perché magari... Sì, magari in due secondi, non di più, ci potrebbe essere chi non conosce il termine bimana. Sì, allora, i bimana sono delle, tra virgolette, navi spaziali o aeree, che sono state descritte in tutta una serie di scritti indiani dell'India antica, protostorica, e che ultimamente sono stati rivisitati, no? Per cui si è visto ad esempio alcuni poemi o alcuni scritti tipo il Manika Shastra o altre cose, e si è detto: oh, guarda che strano, ci sono delle descrizioni tecniche di questi oggetti, non capiamo come mai ci siano queste cose. Tra l'altro ultimamente l'ANSA ha dato proprio la notizia che, leggendo sempre questi scritti indiani, hanno trovato dei sistemi per lavorare molto bene nell'intelligenza artificiale. Per cui ci sono, voi sapete che l'intelligenza artificiale in pratica non dovrebbe scrivere neanche una riga di codice, gli algoritmi dovrebbero imparare da soli, confrontandosi e sbagliando da soli, e quindi l'algoritmo impara e quindi diventa ogni volta che sbaglia più sapiente. Attraverso una serie di scritti, leggendo proprio le Manika Shastra, sono venute fuori tutta una serie di considerazioni etiche, per cui l'auto a guida autonoma incontra due pedoni, un pedone che è un bambino, un pedone che è una... Cosa dovrebbe fare? Cosa dovrebbe decidere? Dovrebbe uccidere uno o uccidere l'altro? Che sono tutta una serie di cose che sono venute fuori leggendo proprio, quindi nuovi algoritmi, nuove conoscenze, nuove informazioni. Io sono informatico e quindi sono molto attento a queste cose, no? Quindi, quando si parla di intelligenza artificiale, algoritmi, è il mio settore, quindi vado, mi ci tuffo in questa cosa. E quindi questa è la raffigurazione, per quanto si è riusciti a ricostruire, di una di queste navi che viaggiavano nel cielo, sott'acqua, sulla terra e nello spazio, descritte appunto in questi scritti indiani. Questa invece è The Glock, che è la campana, tra virgolette, tedesca, che è un oggetto tra il fantasioso, però ci sono tracce molto precise di dove fu costruito, quando fu costruito, come fu costruito, chi lo costruì e il suo funzionamento. Allora, vi dico già da subito che c'è una relazione fra queste due cose. La relazione è il sistema propulsivo. Ma facciamo un passo laterale. Queste sono le tecnologie che stanno venendo studiate adesso per non solo la gestione dell'antigravità, ma anche per la propulsione superluminare. Quindi c'è la Boeing, la DARPA, la Lockheed Martin e altri che stanno studiando queste quattro tecnologie per, adesso siamo nella fase speculativa,
per la propulsione superluminare. Se ne sa poco nulla, direte voi, no? Perché poi non è che dicano più di tanto. E invece no, se ne sa tanto di questa cosa, solo che noi non lo sappiamo, perché non abbiamo le competenze per andare a indagare questa cosa. Allora, c'è la DAPA, che non è l'ultimo arrivato, perché è l'agenzia che cura tutti i progetti militari di ricerca per gli americani. Quindi quando sentite parlare di super soldati, di super intelligenza artificiale, di super droni, di super qualche cosa, c'è dietro la DARPA, ok? Con i suoi ingegneri, con i suoi scienziati, con le sue tecnologie, con i suoi fondi, perché ha ingenti fondi disponibili per studiare nuove tecnologie. La DARPA ha deciso di finanziare questo signore qua, Mike McCulloch, dell'Università di Plymouth, per studiare una bizzarra applicazione dell'inerzia quantizzata, quindi il motore a inerzia quantizzata, per fare un motore spaziale. Oh, bella. E cos'è a questo punto un propulsore a vuoto quantistico? Allora, il QBT, o Q-Thruster, è un sistema teorico, perché adesso è ancora teorico, non c'è una costruzione fisica, tranne alcuni esperimenti che dovrebbero dimostrare la tecnica e la fattibilità e dare alcuni risultati su questa tecnologia. È un sistema che utilizza gli stessi principi ed equazioni del moto che userebbe un propulsore convenzionale al plasma. E qui già parliamo di magneto-idrodinamica. Ed è la magneto-idrodinamica, è una cosa che è stata inventata dai russi e poi gli americani hanno studiato molto bene la cosa, e è un sistema che permette di incanalare il flusso di plasma e di sostentare i velivoli e portarli a una velocità di Mach 7, quindi stiamo parlando di 7 volte la velocità del suono, e è usata praticamente in tutti i nuovi sistemi missilistici e spaziali americani. Allora, questo sistema qui che viene utilizzato adesso utilizza le stesse leggi della magneto-idrodinamica, ma invece di utilizzare un plasma convenzionale come proponente, utilizza delle fluttuazioni del vuoto quantistico. Voi direte, boh, cos'è sta roba? Allora, in pratica si estrae energia dal nulla, da una fluttuazione del vuoto quantistico. È il principio delle piastre di Casimir, cioè sono delle piastre molto vicine, milionesimi di millimetro, miliardesimi di millimetro. Si è scoperto che queste piastre poste a una distanza molto piccola e fatte fluttuare attraverso dei campi magnetici generano energia, quindi si estrae energia da non si sa cosa e si può usare questa energia. Guarda caso, fino a ieri tutta questa tecnologia era stata negata, è stato detto no, non esiste questa cosa. Sì, vabbè, ci sono degli esperimenti, però le energie sono talmente basse, sono talmente minimali che non sono usabili queste cose. No, invece poi scopriamo che vogliono fare i motori stellari basando su questa tecnologia. Peraltro Mitchell parlò proprio di questa tecnologia. Lui si definiva consulente per questa tecnologia, quindi qualche cosa c'è, perché c'è uno dei primi astronauti che è andato sulla Luna, si definisce consulente per questa tecnologia, scusate, ma vuol dire che c'è qualcosa che non va. Questa ve la salto, perché queste sono le prime applicazioni pratiche per studiare questa tecnologia. Come vedete sono esperimenti
anche abbastanza semplici, sono oggetti abbastanza semplici, però servono per proprio studiare le fluttuazioni di campo magnetico e l'energia prodotta. Quindi io do qualche watt di energia e in teoria dovrei ricevere più energia di quello che io immetto nel sistema. Ma non è finita qui. Questo signore qui, che è James Woodward, ha scoperto nel 90 che c'è un effetto, l'effetto Mach, che anche lui è in grado di estrarre energia dalle fluttuazioni di massa transitoria in un corpo in accelerazione. Quindi anche qui abbiamo un altro sistema per estrarre energia dalle fluttuazioni della materia. E è come se, per spiegarvi, io mi mettessi su una barca a vela e soffiando sulla barca a vela spostassi la barca a vela. Quindi è una cosa che i fisici dicono non è possibile. E invece è possibile, invece funziona. Quindi questa cosa viene studiata e stiamo parlando di fisici teorici, stiamo parlando di me che sono un informatico che si mette a fare ricerca così perché gli piace, la fisica teorica, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di fisici teorici professionisti che si mettono a fare ricerca in questo campo. Ipoteticamente l'effetto Woodward consentirebbe motori di veicoli spaziali di propulsori di campo che non dovrebbero espellere materia. È quello che vi dicevo prima, cioè io sono sulla barca, soffio verso la vela e faccio spostare la barca. E tale motore è chiamato propulsore effetto Mach, da Mach effect thrust o azionamento Mach effect gravitational assist. Ma non è finita qui. Il signor Warren, col suo team di Eagle Works e laboratori della NASA, sta studiando anche lui tecnologie simili. Quindi, come vedete, c'è un fiorire, qui abbiamo aperto il vaso di Pandora, c'è un fiorire di gente, tecnici, esperti di fisica teorica, eccetera, che si sono buttati a capofitto in questa cosa. E allora ci deve essere qualche cosa, no? Perché se non è possibile che tutta questa gente si è impazzita di colpo e decida di perdere il loro tempo a studiare delle cose che non esistono. E anche questo signore ha deciso di utilizzare sistemi di trasferimento di quantità di moto simili all'effetto Casimir. Addirittura lui sostiene che quando il vuoto è esposto a campi elettrici e magnetici incrociati, induce una deriva nell'intero plasma del vuoto che è ortogonale a quello dei campi suddetti. E in un articolo del 2015 è evidenziato che si prevede che la presenza di materia ordinaria causi una perturbazione circostante in modo tale che lo stato del vuoto locale abbia una densità di energia diversa rispetto allo stato energetico vuoto cosmologico. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che se c'è un oggetto che viaggia nello spazio, l'oggetto stesso emette una perturbazione quantistica rispetto a uno spazio che non ha un oggetto transitante. E già questo è sufficiente per generare energia nel momento stesso che applicassimo determinate funzioni e campi magnetici o elettromagnetici. Questo lo conoscete, questo signore, Albert Einstein, no? Non tutti conoscono Albert Einstein, però che succede? Questo lo conoscete? Eric Cartan e suo figlio, Henri Cartan.
Qui sono due matematici. Allora, Dennis Sciama e Tom Kibler. Che succede? Succede che questi signori, tutti questi signori, in particolare Cartano nel 22, hanno contribuito a creare una teoria allargata della relatività, che è la teoria Einstein, Cartan, Schumann, Kibler. Questa teoria estende l'ipotesi della relatività generale, secondo cui la teoria derivata, quindi questa nuova teoria, ha una parte antisimmetrica evanescente, loro lo chiamano tensore di torsione, ovvero un qualche cosa che, secondo la teoria, avrebbe una forza molto minore rispetto alla teoria della relatività generale. Quindi c'è la forza della teoria generale e poi questo tensore che dovrebbe essere minimale. Ma cosa fa questo tensore? Questo tensore è accoppiato col movimento angolare di spin della materia, cioè è in grado di influire sulla gravità, attenzione, quindi sullo stato gravitazionale, a seconda dell'orientamento dello spin della materia. Quindi, se io ho un corpo che, per la teoria della relatività, modifica lo spazio-tempo, ho anche dei tensori che per questa teoria sono definiti negativi, quindi con segno contrario, che sono in grado di, a seconda del movimento angolare dello spin, di cambiare la fluttuazione della massa relativa all'oggetto. Stiamo parlando di antigravità. Stiamo parlando di un qualche cosa che contrasta la forza di gravità definita dalla teoria della relatività. Chiaramente si diceva che questa cosa funziona a senso a livello di singolarità, quindi a livello di buco nero questa cosa ha senso, a livello nostro questa cosa ha poco senso perché i valori sono talmente minimali e infimi che sono considerati trascurabili. E la cosa interessante è però che questa teoria estende la teoria generale della relatività e la teoria stessa di Einstein è un sottoinsieme di questa teoria molto più estesa. Ovviamente questa teoria di Einstein, Cartan, Schumann, Kibler è accettata dai fisici, cioè non è rifiutata, non stanno dicendo è una cosa che non esiste, è stata verificata ed è una teoria accettata. Che succede però? Succede che nel 2006 abbiamo la svolta. Abbiamo l'ESA, l'ente spaziale europeo, che fa un esperimento e mette in rapidissima rotazione un anello, io qui vi ho portato il documento ufficiale, di niobio superconduttore, che viene usato nell'esperimento e si è notato in questo esperimento, mettendo questo anello in rapidissima rotazione, che c'è una fluttuazione gravitazionale. Quindi si è capito che effettivamente viene generato quello che loro chiamano un effetto London, gravitometric London effect, questo qui. Allora, senza entrare nel dettaglio, poi questo esperimento è stato ripetuto ed è stato confermato nel 2009 da
da chi? Dall'American Institute Aeronautic, Astronautic and Aeronautic. Quindi l'Istituto Americano dell'Astronautica e dell'Aeronautica ha ritestato questa cosa e ha visto che c'è una fluttuazione gravitazionale mettendo in rapida rotazione questo anello superconduttore. E da qui poi abbiamo il fiorire di tutto quello che io vi ho fatto vedere, quindi tutte le teorie successive che sono arrivate, le quattro teorie che io vi ho mostrato, per cui la DARPA sta finanziando, la NASA sta finanziando, eccetera, derivano tutte da questo esperimento. Ci troviamo in una situazione strana. I fisici ci dicono che c'è un accoppiamento tra spazio e i campi. Significa che se noi separiamo i campi, come i campi magnetici, in teoria sarebbe possibile separare lo spazio. Quindi quantizziamo lo spazio. Ecco il discorso del motore che lavora quantizzando lo spazio. Questo può dare un grosso impulso ai sistemi aerospaziali di propulsione, per cui non abbiamo più il sistema chimico basato sul razzo, ma abbiamo tutta una serie di sistemi nuovi basati su nuove tecnologie, una nuova fisica, un nuovo paradigma. Ma c'è da dire una cosa, che i superconduttori, perché questi sono esperimenti speculativi, no? Per cui si cerca di capire che cosa si può fare con determinati oggetti. È come quando il bambino ha una serie di giocattoli, di Lego, no? E dice, beh, cosa posso fare con tutti questi mattoncini? Posso costruire un palazzo, posso fare una macchinina, Quindi adesso noi siamo in questa fase, cioè stiamo cercando di capire cosa possiamo fare con gli strumenti che abbiamo scoperto e che possiamo utilizzare. Ma magari questi strumenti hanno dei limiti. Quindi ecco che, ad esempio, i campi magnetici indotti dai superconduttori hanno dei limiti basati sulla temperatura, ovviamente, perché voi sapete che oggi non esistono superconduttori a temperatura ambiente. I superconduttori devono essere raffreddati con azoto liquido, olio liquido, quindi cioè devono essere portati a bassissime temperature, ma anche sono fragili, perché proprio perché sono a bassissime temperature il materiale, quando è sottoposto a bassissime temperature, diventa fragile. E quindi abbiamo un problema, che la massa di questi oggetti poi può essere sottoposta a tensioni ulteriori, strappi, e quindi può non essere adatta per far funzionare un motore stellare, no? Per cui se abbiamo delle rotture, è chiaro che questo è un problema ingegneristico che verrà dopo, però già ci si pone il problema. E c'è da dire però che questa cosa in parte era stata già risolta, tra virgolette, dai nazisti. Ritorniamo alla campana nazista, perché la campana nazista non è che funzionava, ionizzava dei vapori di mercurio, il famoso Xerum 525, in mezzo a questi due cilindri controrotanti. E si racconta che ruotando il cilindro esterno in senso antiorario compariva un bagliore viola. In più si aveva un forte ronzio e
questa struttura emetteva un vastissimo, una vastissima gamma di particelle, raggi X, raggi gamma, protoni, neutroni, elettroni, tanto che molti tecnici sono deceduti, perché se io faccio un esperimento e ho una, vengo investito da dei neutroni, ho vita breve, no? Perché neutrone mi ammazza, una bomba a neutrone l'hanno fatta apposta, uccide le persone. E quindi è estremamente pericoloso. E quindi cosa usavano? Vapori di mercurio. E Nevimana? Andiamo a leggere Nevimana. La descrizione del Nevimana è: nell'interno bisogna mettere il motore a mercurio e sotto di esso il suo apparecchio di riscaldamento in ferro, quindi probabilmente un laser o comunque una struttura in grado di riscaldare il mercurio. Per mezzo dell'energia potenziale del mercurio, che mette in moto il turbine d'aria propellente, un uomo seduto nell'interno può viaggiare a grandi distanze nel cielo, perché i contenitori di mercurio devono essere costruiti dentro la struttura interna. Quando questi vengono scaldati da un fuoco controllato, il Vimana sviluppa attraverso il mercurio una potenza di fuoco. Se questa macchina di ferro congiunta opportunamente saldati è riempita di mercurio e il fuoco è incanalato nella parte superiore, sviluppa un'energia con un ruggito dalle onde ed un tratto diventa come una perla nel cielo. Questa è la descrizione di cosa erano i Vimana dagli scritti indiani. E quindi qui ci troviamo nella bizzarra situazione in cui abbiamo un Vimana che utilizza il mercurio come motore, i nazisti che utilizzavano vapori di mercurio anch'essi come motore, il esperimenti scientifici che sono stati fatti dall'ESA e dagli americani, ma anche sicuramente dai russi e anche probabilmente verranno fatti dai cinesi e da chiunque voglia capire questa tecnologia come funziona, no? Dagli indiani, eccetera. E abbiamo tutta questa gente che adesso è partita alla carica di questa tecnologia e sta cercando di capire come funziona. E gli unici che non, probabilmente questa è la raffigurazione, o queste sono più raffigurazioni adatte ai Vimana piuttosto che la piramide coleriche, gli unici che non stanno facendo nulla da questo punto di vista sono gli ufologi, che continuano a litigare sul puntino, sulla... Eh no, ma è la verità, cioè noi ci accapigliamo sul puntino, su delle cose ininfluenti, inesistenti, e non andiamo a vedere queste tecnologie, perché queste sono le cose importanti da studiare. Queste cose sono venute fuori nel 2006, nessuno ha parlato di queste cose. Credo di essere il primo oggi che sta parlando di queste cose. Anche perché probabilmente la preparazione, diciamo, di un uditorio atti a... Sì, ma io non ho tirato estremo. Fuori formule matematiche, no. Ho solo spiegato a grandi linee le tecnologie e chi sta lavorando su cosa. Quindi non è che, per carità, non mi si può dire ma tu ci hai massacrato con formule di energia di campo, vettori, tensori e altre cose. Cioè, ho cercato il più possibile di restare nel capibile, no? Quindi, però mi sembra molto strano che nessuno abbia lavorato su questa cosa, perché queste sono cose, scusate, fondamentali, sono cose importanti, stiamo parlando di tecnologia, non stiamo parlando di Topo Gigio. E io con questo chiudo. Prego.
sono due note, sulla relatività ci sono, permangono enormi misteri. Si tenga conto che Newton considerò il fatto che non sapeva assolutamente perché due corpi si attirino e scrisse ipotesi non fingo, non voglio fare delle ipotesi. L'unica teoria di conoscenza che spiega perché si attirino è la teoria di Euler e Sage, che non viene insegnata a nessuno, ed è la teoria che fu riscoperta da Olinto De Pretto, che derivò la relazione E uguale MC2, che presentò a Milano a una conferenza in cui c'era il padre di Einstein, che poi fu pubblicata negli atti del Reale Istituto Lombardo Veneto con un lungo commento di Schiaparelli che diceva: caro Olinto, tu hai riscoperto la teoria di Euler-Lesage e hai trovato la formula in questo ambito. Quindi quando Einstein, che è noto per E uguale MC2, la presentò, non fece nessuna citazione di Olinto De Pretto e la rubò da De Pretto, dando lui una dimostrazione errata. Ma Einstein scrive in una delle sue lettere che io non ho l'uso di fare citazioni. Però dovete riconoscere in una lettera la teoria della gravità generale, le equazioni sono tutte di Hilbert, ma mia l'interpretazione fisica. Altro mistero sulla relatività, sulla gravità, è che la costante C di gravitazione è tuttora nota con certezza solo con le stesse tre cifre che furono ricavate da Cavendish, perché gli esperimenti che portano magari a 5-6 cifre danno risultati che sono diversi a seconda del tipo di esperimento che si fa. Quindi c'è qualche cosa di molto complesso e di misterioso. E questo quando in elettromagnetismo ci sono costanti che hanno 20 cifre significative. D'altronde, se noi con i telefonini riusciamo ad avere la precisione che c'è, è perché ci sono dei dati che sono misurati con estrema precisione sulla base di questi fatti. Infine, forse è notevole osservare che il dio Mercurio, nome del pianeta Mercurio, era il dio messaggero, e quello collegato alle comunicazioni degli dei, che probabilmente erano più veloci di comunicazioni con i piccioni viaggiatori oppure con il corriere da cui mi è scomparso il libro che mi era stato mandato settimana scorsa. Peraltro nei motori a fluttuazione di vuoto quantistico, anche qui non è l'oggetto che si muove, è lo spazio che si muove attorno all'oggetto. Bene, allora dal momento che giustamente il professor Spericato ha fatto l'intervento che ha fatto, che sarebbe poi successivamente lui a dover parlare, io lo inviterei addirittura a questo punto, se non ci sono altre domande, ovviamente, qui. Il signor Sciama che tu hai citato è un amico di Erasmo Recami, me ne parlava 40 anni fa quando ci siamo conosciuti. Erasmo Recami abita a 10 km da casa tua. Andrò a trovare. Allora, per chi non lo sa, Sciama sarà un po' più difficile perché mi pare che passò il miglior vita. Eh sì. Sì, ti pare possibile che con tutto quello che sta succedendo, con la rivoluzione che è in corso, nessuno dica nulla? Sì. Guardate, prima ho ricordato che i processi della storia della scienza ci dicono da sempre che le nuove scoperte, le nuove realtà hanno veramente una vita dura per potersi imporre, perché c'è ovviamente sedimentata, no? Tutta la situazione precedente che prima di scalzarlo ce ne vuole. Quindi purtroppo sic transit gloria mundi, no? Va bene.